Sono la spina dorsale dell'economia e dell'occupazione del Marcuzzo. Parliamo delle piccole e medie imprese, le uniche che al momento riescono a dare lavoro e garantire un'esistenza dignitosa a tante famiglie. A loro è tributato il premio Val Vibrata, che all'Hotel Maxima ha raggiunto l'invidiabile traguardo delle 17 primavere. Sotto l'attenta organizzazione dell'agenzia Vertigo di Lino Pontuti e Letizia Soccio, la serata è scivolata via con la conduzione di Maria Rita Piersanti. È una manifestazione importante dove noi valorizziamo le migliori risorse imprenditoriali. Non abbiamo la pretesa di valorizzare grandi risorse imprenditoriali, perché riteniamo, ed è lo spirito e la natura del premio, che l'erbo dell'economia locale sia rappresentato dalle piccole e medie imprese. Di superare la crisi in questi giorni che corre, speriamo che il 2010 è meglio di quest'altro, insomma, capito? Premiati anche i sindaci del territorio come Dino Pepe di Torano, Gaetano Luca Ronchi di Civitella e Abramo di Salvatore, che ha intrattenuto un simpatico siparietto con Barbara Boucher, ospite d'onore. La nota attrice ha dichiarato al microfono che il sindaco sa come trattare le donne. Proprio in questo momento di crisi bisogna stare vicino a tutti i commercianti che lavorano e danno lavoro, e quindi è importante di premiare anche chi lo fa. L'altro artista d'eccezione è stato Francesco Capodacqua, ex di Amici. La girandola di premiazione ha preso il via con la consegna di un riconoscimento a Luigi De Marco e Pasqualino Iampieri del ristorante Carpe Diem di Tortoreto, per poi passare a Giuseppina Nicoletti, imprenditrice dell'anno, Ornella Guercini, stilista dell'anno, e alla famiglia Clementoni, Memorial ad Adriano. Nella seconda tranche sono stati premiati due imprenditori ascolani, cioè Luigi Filiaggi di Castel di Lama e Lorenzo Nardinocchi di Appignano, insieme alla società Mondo Energetico. Con la terza tranche si è entrati nel clou con Paolo Di Patre, premiato come imprenditore dell'anno, Ettore Muscella, albergatore come giovane imprenditore dell'anno, Lorenza Esposito come imprenditrice dell'anno, la Idri di Luigino e Davidino Scarpantoni come impresa dell'anno e Salvatore Loddo come imprenditore dell'anno. Sul palco sono saliti anche la cantante Anna e numerosi volti noti che hanno preso parte alla festa dell'imprenditore, scandita anche da due defilé di moda a cura di Ornella Guercini.